Eccoci qui, allora c'è Rutelli, vedo Durigozzi sta tardando e qui è entrato Emilio Carelli, buongiorno. Buongiorno, Marco Lillo, il fatto quotidiano in maglia rossa. Sì. È un rosso ideologico, della sinistra, no? Italiana che com'è? Ritrova un segretario, onore della sinistra, quindi. Ah, vedi, quindi c'è una motivazione. Esiste ancora una sinistra in Italia, almeno qualcuno. Cioè, secondo almeno te il rosso esiste ancora. Secondo te Zingaretti è la sinistra? Ma diciamola, sicuramente è la sinistra ed è un segno di vitalità il fatto che ci sia stata una buona affluenza alle urne delle primarie. Ecco, diciamo, il primo giorno di segretario con la parola d'ordine subito sulla TAV, secondo me non è una tradizionale parola d'ordine di sinistra. Ecco, il primo giorno da segretario va un po' incontro a quella che è la posizione, per esempio, di un partito come la Lega, cioè non si differenzia molto. Se si va verso un bipolarismo in cui c'è la destra e la sinistra che sostengono le stesse parole d'ordine come quella della TAV. Questo è un punto interessante, cioè, veloce, però vengo da... Io non so che concezione sia della sinistra e della destra. A me hanno insegnato sin da piccolo che la sinistra è per spostare il trasporto dalla gomma che inquina al ferro che è trasporto collettivo. E lì si vuole fare una ferrovia, quindi per me è una cosa di sinistra rispetto a mantenere un'autostrada con i camion che inquinano. Secondo punto, la sinistra mi hanno insegnato da piccolo che per il lavoro le opere pubbliche sono uno dei volani più importanti per la crescita dell'economia e per la creazione di occupazione. Lo ripeto, le grandi opere bloccate in questo paese hanno un potenziale di quasi 400.000 posti di lavoro. La sinistra che si preoccupa per il lavoro non può non essere per gli investimenti pubblici. Allora, intanto ieri Di Maio ha fatto una prima dichiarazione, ha detto in bocca al lupo a Zingaretti e poi ha lanciato un guanto di sfida. Cioè, ha detto che cosa? Ha proposto al Partito Democratico di appoggiare la nostra proposta del salario orario minimo garantito. Da cosa nasce questa proposta? Nasce dal fatto che, noi lo sappiamo tutti, in questi ultimi anni molti giovani, anche laureati, anche molto preparati, sono costretti ad accettare posti di lavoro retribuiti per 500-600 euro. Era una proposta poi del PD, no? Della questa campagna elettorale, molto mi grave, sembra. Molto grave. Allora, se noi riuscissimo a inserire un salario orario minimo garantito, che può essere 9, 10 euro, 8 euro, adesso questo verrà stabilito, chiaramente non avremo più situazioni di persone che lavorano, qualsiasi tipo di lavoro, dal più umile anche al più intellettuale, e che guadagnano 400-500 euro al mese. Questo è un fatto di giustizia sociale, è una proposta che vuole garantire a tutti comunque un salario dignitoso. E dal punto di vista, eccolo qua, duello sul salario minimo, dal punto di vista politico che cosa vuol dire? Ma dal punto di vista politico io penso che sia, e questo mi ha fatto molto piacere, una mano tesa verso il Partito Democratico. Le ha fatto piacere? Per iniziare, perché? Certo, ma perché io non ho mai avuto pregiudiziali, e mi fa piacere oggi incontrare il collega qui in studio, non ho mai avuto pregiudiziali per un dialogo con il Partito Democratico. Cioè, fosse dipeso da lei, preferiva il Partito Democratico alla Lega? Beh, lei Serena mi fa sempre queste domande no, dirette, vabbè, eccetera. Come posso smentire un governo del quale noi siamo parte, no? In questo momento c'è un governo con la Lega, un governo che sta funzionando nonostante tutti gli attacchi, nonostante tutti gli insulti, nonostante le falsità che vengono dette. C'è un governo che funziona, che va avanti, che non vuole cadere, che ha un contratto preciso, che si basa su dei punti in comune e che quindi andrà avanti anche dopo le europee. Anche a lei fa piacere vedere Carelli come Carelli fa piacere vedere lei? Cioè, Misiani, che cosa ne facciamo? Ma no, quando si parla di problemi concreti, a me fa sempre piacere confrontarmi anche con chi non la pensa come me, ci mancherebbe altro. Il tema è molto serio. Oggi ci sono 2 milioni di lavoratori dipendenti non coperti dalla contrattazione collettiva nazionale, salario minimo legale previsto in 15 paesi su 28 dell'Unione Europea. Quindi il tema è serio. Ci sono delle proposte di legge, peraltro, depositate dal Partito Democratico. Ecco, mi permetto sommessamente di dire che suona un filino strumentale da parte del Movimento 5 Stelle lanciare questo ramoscello di olivo adesso. Sembra un po' un modo per smarcarsi dall'abbraccio soffocante della Lega. Comunque, in Parlamento... Ma voi lo raccogliete questo... Ma guardi, ammesso che lo sia, voi che fate? Ma guardi, noi siamo sempre per confrontarci sul merito dei problemi. Ci sono disegni di legge del PD, ci sarà, la vedremo, una proposta del governo, si va in commissione, si discute... Sì, ma al di là del provvedimento... Cioè no, ma al di là del provvedimento. Siccome noi ci preoccupiamo per i problemi concreti degli italiani, al di là dei tatticismi e delle strumentalità, noi dobbiamo risolvere i problemi. Se si trova una soluzione, e non è semplice il tema del salario minimo, perché... Per esempio c'è una fortissima perplessità delle organizzazioni sindacali, che ha del fondamento, perché se non viene fatto bene il rischio che produca un appiattimento al ribasso della contrattazione collettiva, e questo è un tema vero. Comunque. C'è tra l'altro una proposta che avanza oggi Macron su tutti i giornali di un salario minimo europeo.
che è una proposta che molto... Sì, Macron ha scritto a tutti i quotidiani nazionali d'Europa per dire delle cose, poi magari ne parliamo. Lina, cioè, il tema è serio e noi ci ragioniamo seriamente. Ovviamente, no? La proposta non è strumentale se non è un atto di furbizia, come ha detto Zingaretti. Cioè, furbizia in che senso? Furbizia rispetto a quello, cioè... Sembra un filo strumentale rispetto a quella che è la contingenza politica, poi pronti ad essere smentiti, per l'amor di Dio. Ma io invece penso che la nuova segreteria di Zingaretti, che è un segretario che noi stimiamo molto, che porta con sé un'esperienza di dialogo, un'esperienza anche politica sul territorio, come presidente della provincia prima, poi della regione, eccetera, possa veramente instaurare, inaugurare un nuovo clima anche politico e un nuovo dialogo con Io spero che lo faccia politica. Innanzitutto il governo, perché per esempio sul decretone su quota 100 e reddito di cittadinanza tutti gli emendamenti dell'opposizione sono stati sistematicamente bocciati e c'erano tanti emendamenti che veramente avevano uno spirito costruttivo, che raccoglievano le proposte dell'alleanza contro la povertà, delle organizzazioni sindacali e datoriali. C'è stata una totale chiusura da parte del governo. Noi ci auguriamo che questo atteggiamento cambi, ma non per noi, ma per il paese e per l'Italia, che alla fine è la nostra principale preoccupazione. Allora Lina, come da quello che leggi sul giornale e da quello che ascolti qui, come vedi la situazione? Il Messaggero titola il piano B con Idem. Ma indubbiamente c'è un'area nei 5 Stelle che guarda molto con favore al PD e anche e in particolare alla segreteria di Zingaretti, che è in forte discontinuità con quella di Renzi, quindi insomma anche questo è un modo per avvicinare le posizioni. Ricordiamoci che chi ha impedito l'accordo tra 5 Stelle e Partito Democratico un anno fa è stato Renzi. E lui rivendica con forza ancora oggi, cioè c'è anche la componente giacchettiana, adesso detto così, del partito, che dice se loro facessero, mai facessero qualche alleanza con i 5 Stelle, noi ce ne andiamo. Quindi, Però ti dicevo, invece Zingaretti è in forte discontinuità con quella impostazione di Renzi. Dopodiché io sono convinta che difficilmente si possa nascere qualcosa in questa legislatura. Ecco, possono nascere delle sintonie, ma non un'alleanza, per la ragione che dicevo prima, che anche Zingaretti ha bisogno del voto per cambiare i gruppi parlamentari, che sono gruppi parlamentari dell'era, diciamo, renziana. E vedo una serie di segnali, dopodiché credo però che nei 5 Stelle ci sia una certa ambiguità, perché c'è un'area che guarda la sinistra, ma un'area che mi sembra invece più vicina alla Lega di Salvini, quindi anche questo è un po' un nodo identitario da sciogliere. Sul salario minimo io credo che il salario minimo sicuramente anche questo, perché la Lega guarda al centrodestra, quindi anche i 5 Stelle possono fare dei giochi, prendere uno spazio politico a sinistra. Il salario minimo è un tema, però come diceva l'onorevole Misiani, è un tema che riporta in gioco sulla scena politica un altro soggetto, i sindacati. Fino adesso l'avevano eliminati dai tavoli. Sembra anche Landini, no, ha detto che è stato nostro ospite, insomma. E il ministro Di Maio si vedrà, sono incontrati nel caso Iva, però il 13 di marzo hanno lavorato bene insieme. Il tema di una legge sulla rappresentanza deve andare di pari passo col tema del salario minimo. Allora, dai, avremo tante cose di cui parlare in futuro sicuramente. Misiani, lei fa il tesoriere del PD? Ma deciderà Zingaretti, ad oggi no. Bonifazi già la dà per tesoriere. Brutto, no, mestiere, comunque. È un mestiere complicato. È un mestiere complicato. Quindi non sappiamo se augurarglielo oppure no. Ma guardi, deciderà Nicola Zingaretti quello che sarà più utile per il Partito Democratico. Va bene, grazie Annika Misiani, Antonio Misiani, c'è anche Guglielmo Epifani, buongiorno, buongiorno, che poi tra breve verrà a parlare con noi, che è stato uno dei segretari del Partito Democratico, giusto? Sì, per qualche mese. Che governo c'era? Letta. C'era il governo di Enrico Letta. Che dice stamane, riprendo la tessera, grazie alla nuova stagione del Partito Democratico, ha votato per Zingaretti. Carelli, rimanete voi tutti con me, io vado da Francesco Rutelli, buongiorno. Buongiorno. Ci vediamo insieme il Castello di Moncalieri, chissà se lei lo conosce, da ex ministro dei beni culturali. Irene, è una storia, una delle tante storie un po' paradossali che raccontiamo tutte le mattine qui, chi segue Agorà lo sa. Irene? Montarieri. Eccola. Mi sentite? Ora sì. Vieni. Ecco, dicevo, Francesco Trelli lo conosce, il castello di Moncalieri, perché questo castello subì purtroppo un incendio proprio nel 2008,
quando c'era Rutelli e quindi probabilmente si ricorda Moncalieri vicino a Torino. Io sono qui insieme al sindaco Paolo Montagna dentro il labirinto del Giardino delle Rose, che rappresenta un po' questo labirinto, la situazione labirintica nella quale ci troviamo. Perché? Perché questo castello, dopo 9 anni di restauro, 4,5 milioni spesi, un anno in cui è stato aperto e nei fine settimana ha ricevuto più di 20,000 visitatori, adesso è chiuso. Chiuso dal 31 dicembre del 2018. Ci spiega perché in brevissimo? Purtroppo è così, situazione kafkiana. Ricordo quell'incendio, facevo il consigliere comunale, proprio grazie all'allora ministro Rutelli, il Ministero dei Beni Culturali spese 1,5 milioni, stanziò 1,5 milioni per la ristrutturazione, altri 3 milioni la Compagnia di San Paolo. Di lì tanti anni di chiusura, finalmente la riapertura a novembre 2017 con un accordo allora ministro Franceschini, tra noi, il Ministero, gli amici del Real Castello, per la possibilità di riaprire gli appartamenti reali. Questo l'accordo serviva perché mancava il personale, giusto? E quindi voi avete gestito in questa maniera l'apertura del castello con gli amici del Real Castello. Noi abbiamo qui Chiara, venga, abbiamo qui una delle guide che poi gli amici ci dirà del castello, delle cose. Quindi, che bello! Dice, gli amici del Real Castello di Moncalieri, che impressione le fa? Perché questa chiusura? È un gran peccato perché è un bene pubblico che dovrebbe essere fruibile a tutti, è un luogo meraviglioso che ha centinaia di anni di storia. Senti Irene, bambini, adulti, gruppi di adulti, gruppi misti, famiglie, tutti felicissimi di poter fruire di questo luogo meraviglioso. Ma mi dici che dimmi, ti dice Serena. No, volevo capire il ministero, perché tu ovviamente l'hai sentito, no? So che ti hanno scritto, ti hanno allora, risposto. Allora, noi ieri abbiamo sentito il ministero. Chi sono gli attori? Ministero dei Giochi c'è anche oltre al ministero? Solo il ministero? Il Ministero dei Beni Culturali, rappresentato sul territorio dal polo museale piemontese, che ha risposto. Allora, voi avete scritto al Ministero, al polo museale, il 20 di dicembre, dicendo rinnoviamo questo accordo, un accordo di valorizzazione. Le guide sono già pronte, domani potrebbero partire anche oggi per fare per riaprire il museo. Il Ministero, il polo museale, ha risposto venerdì. E vi ha detto che ci stanno lavorando. Ha risposto venerdì, dopo 3 mesi, dopo tanta attesa. È una risposta assolutamente insoddisfacente, perché intanto quelle porte del nostro castello sono chiuse. Aprite, non abbiamo le bisogno che si riaprano le porte, non dell'elogio della burocrazia. Speriamo. Aprite le porte aspetta, del aspetta. Castello. Concludo soltanto dicendo cosa ci ha detto il Ministero, che naturalmente ha massima attenzione per questo problema, che proveranno a riaprirlo il prima possibile. Stanno esaminando la bozza di accordo che il polo museale ha proposto. Un accordo che poteva essere uguale identico a quello già fatto, giusto? E che comunque il Ministero garantisce che si riaprirà al più presto. Va bene. E noi siamo contenti di questo, perché guardate che meraviglia. Anche perché Irene Benassi così poi torna e lo facciamo vedere anche a tutti i telespettatori italiani, che insomma ne saranno sicuramente contenti. Noi nel nostro piccolo, caro Rutelli, cerchiamo di, così, spesso ci siamo occupati anche di beni culturali, di questo meraviglioso patrimonio che abbiamo. Eccole qui le immagini, guarda che bello. Le dimore, le regge sabaude sono straordinarie, è un itinerario che tutti hanno cominciato a riscoprire. Io ho avuto l'onore di riaprire la reggia di Venaria dopo tanti anni di lavoro. Fatto restauro lungo, tutti hanno fatto la loro parte, no? Pensi che ho invitato lì anche gli eredi Savoia per fare un gesto di pacificazione, era casa loro, ora è casa della Repubblica. Noi siamo più contenti che sia casa della Repubblica, senza nulla togliere ovviamente a casa Savoia. Va bene, speriamo dai. Che riaprano però anche questo. Certo. Mi fa piacere che abbiano, mica mi hanno invitato all'inaugurazione, nonostante ricordi. A Moncalieri, vabbè. No, ma scherzo, ci vado con la prossima volta quando riapre va con la nostra Benassi e la facciamo sempre, una guida insieme, facciamo un giro insieme. Senta Rutelli, che cosa ne pensa della situazione del centrosinistra oggi? Lei alle primarie non è andata a votare, perché lei non è mai stato del PD, no? Mi sembra. No, ma al di là di questo penso sia stata una pagina bella, perché è una pagina di partecipazione in questo paese nel quale ormai ci scambiamo solo le invettive con i social. È un momento in cui le persone scendono per strada pacificamente, una cosa così positiva. Dovrebbero farlo tutti, a mio avviso. Ecco, Zingaretti è romano come lei, che come l'ho anche sposato Zingaretti, qualcuno oggi lo ricorda, un matrimonio che resiste.
Beh, ha portato bene. No, ma insomma, è una persona misurata, garbata. Vede, che ha la sua storia, la sua fisionomia politica. Io penso che le cose più brutte degli ultimi anni siano l'eccessiva personalizzazione politica, la turbo personalizzazione, che poi dura poco, perché le persone si stufano, e l'eccesso di invettiva, cioè dire degli altri che tutto quello che ha fatto un altro, che fa un altro, fa schifo, cioè la denigrazione dell'altro porta mancanza di rispetto. Io mi auguro che inizi una stagione di maggiore rispetto. Ma lei ci pensa mai a tornare in prima linea? No, perché l'ho fatto per tanti anni. Ora e anche per Roma? L'ho fatto per tanti anni, ora mi occupo di settore privato, di attività produttive e di tante iniziative di volontariato, soprattutto nel campo della cultura e dell'ambiente. E quindi mi fa piacere che lei mi inviti, altri mi invitino a dire quello che penso, avendo qualche esperienza e qualche giudizio posso darlo. Però penso sia giusto oggi che noi aiutiamo a crescere dei trentenni, dei quarantenni, che è il buco nero, anche nelle primarie. Cioè il buco nero è la partecipazione dei ragazzi. L'Istituto Cattaneo ci ha detto che vanno a votare soprattutto appunto dei nostri over 60. Dobbiamo trovare un modo per cui al di là dei social ci sia un'azione nella vita reale che cambia l'esistenza delle persone. A proposito di figli e di ambiente, Zingaretti ha citato Greta Thunberg, attivista, simpatico. 15 anni, la vediamo Enzo, perché così apriamo anche finestre su altri mondi. Vediamola, la clip era numero 24, Greta è una ragazza di 15 anni, è svedese, da qualche tempo ha intrapreso una battaglia per l'ambiente, pensate, il venerdì fa uno sciopero, non va a scuola e va in giro per raccontare quanto è importante difendere il nostro ambiente, non solo in Svezia ma in tutto il mondo. Non avere speranze non è una scusa per non fare nulla. Sicuramente noi abbiamo bisogno di speranze, ma l'unica cosa che ci serve ancora di più della speranza è l'azione. Voi parlate solo di andare avanti con le stesse cattive idee che ci hanno portato in questi guai. Anche quando l'unica cosa sensata da fare sarebbe tirare il freno di emergenza. Non siete maturi abbastanza da raccontarci le cose come stanno e il fardello che lasciate a noi giovani generazioni. Ma a me non importa di essere impopolare, io ho a cuore la giustizia per il clima e un pianeta vivibile. Greta è un adolescente, il 15 marzo ci sarà il primo sciopero scolastico mondiale per il clima. Perché bisogna scioperare per il clima? Ma quando c'è stata la mobilitazione dei gilet gialli in Francia, c'è stata una cosa speciale, le persone che protestavano, protestavano contro una piccola tassa inferiore a quelle che abbiamo in Italia, sulla benzina, sì, noi abbiamo tasse per contribuire ad abbattere le emissioni che colpiscono il clima, che determina i cambiamenti climatici. E tanta gente che manifestava in Francia diceva: voi vi preoccupate della fine di questo secolo, di un pianeta invivibile, ma noi non arriviamo alla fine del mese. Che vuol dire? Secondo me che il tema verde, green, l'ambiente, un'ecologia sociale, inclusiva e l'innovazione indispensabile oggi viene vissuta come, diciamo, come posso dire, non indispensabile, cioè a dire abbiamo problemi sociali impellenti, non possiamo preoccuparci del fatto che non c'è più pesce nel mare, che muoiono tutte le specie che conosciamo, che abbiamo amato, che sappiamo essere l'identità del pianeta. Abbiamo i ghiacciai che effettivamente si sciolgono, un cambiamento con desertificazioni vicino alle porte di casa nostra. E l'ambiente è un tema che però appare troppo lontano. Oggi dobbiamo trovare il modo per combinare l'aspetto clima, che riguarda l'avvenire di tutti, come ci ricorda questa ragazzina coraggiosa, e la vita di ogni giorno. Secondo me in Italia si potrebbe, in Europa, fare un grande programma, spero condiviso da tutti, sulle manutenzioni, la cura del territorio, piccole opere pubbliche che migliorano le nostre città, sistemano l'ambiente, il paesaggio e il territorio. Ecco, il Movimento 5 Stelle nasce con una forte impronta ecologista, sì. Adesso Zingaretti la tira fuori, potrebbe essere questo, lei vede un possibile convergenza ad esempio su questo tema tra PD e Movimento 5 Stelle? Ma io mi auguro convergenze sui temi tra tutti, lo posso dire, e sul tema ecologico. I Verdi per esempio si sono
sono andati un po' fuori, come si dice, out of sync, fuori dall'inquadratura e fuori dalla sincronia col tempo attuale. Eppure è un'esigenza attualissima. Io mi auguro che il Partito Democratico, il centrosinistra, gli ambientalisti tornino al centro dell'agenda politica. Senta, lei che ha vissuto la stagione dell'Ulivo, è possibile una nuova stagione di alleanze per il Partito Democratico? Cioè, la cosiddetta vocazione maggioritaria è finita? Spiego a chi ci ascolta, sono temi noiosi, ma secondo me fondamentali. Quando io ho fatto politica c'erano sostanzialmente due coalizioni, centrodestra e centrosinistra. Oggi questo non c'è più. Quindi quando noi vincevamo o perdevamo, si perdeva col 45%, certo, o si vinceva col 49, o 52, o 60, quando sono stato eletto sindaco, eccetera. Ma il tema oggi è completamente diverso, perché chi spera di vincere come fa con il 20%, col 18%? Oggi Salvini guida il paese avendo preso il 17%. Perché? Perché si è alleato. In tutta Europa succede così. In Germania, patria dei democristiani e dei socialdemocratici, avversari, questi due governano insieme da 15 anni. Non funziona, funziona, ognuno giudicherà. Però oggi non hai più due grandi blocchi, quindi le alleanze bisogna farle, quindi le intese, io dico partendo da temi, ho citato l'ecologia, ma parliamo di temi sociali, vogliamo parlare con chi si delle alleare. Diseguaglianze sociali, lo si affronti insieme, razionalmente, con quelli che condividono un programma. Secondo me i partiti debbono, la mia personale opinione di chi oggi non la fa e non la farà l'attività politica, secondo me i partiti oggi dovrebbero dire noi siamo questo. Cosa fa il governo attuale? Se lei un mese prima delle elezioni avesse detto a Grillini e leghisti che governavano insieme, secondo lei qualcuno avrebbe detto sì, lo stanno facendo ed era giusto perché hanno la maggioranza del paese. E secondo lei, siccome nessuno oggi direbbe che PD e 5 Stelle potranno governare insieme, oggi nessuno lo direbbe, un domani lo si potrebbe dire? Secondo me, se tu hai un'identità definita, hai delle idee, hai una progettualità, hai delle proposte, penso ad esempio ai temi di cui mi occupo io, cultura, cinema, audiovisivo, fondamentali per il lavoro, per cos'è l'Italia nel mondo, farne una piattaforma condivisa dei temi concreti, concreti, e poi ci si confronta con tutti gli altri. È inevitabile, in Spagna faranno un governo tra diversi tra poco, in Svezia, in Olanda, nel Regno Unito, fanno governi tra diversi. Allora, secondo me l'importante è definire chi sei tu, quello che mi auguro per il Partito Democratico, anche magari per un'altra lista che si possa fare nel centrosinistra che unisca democratico-liberali, ambientalisti ed altre forze, perché c'è la proporzionale nell'europea, e poi ci si allea, ma secondo me nessuno avrà la maggioranza. Non il listone alla cadenza, nessuno avrà la maggioranza per governare, secondo lei. Qualcuno oggi in Italia è in grado di prendere il 50% dei voti? Il centrodestra ci potrebbe provare come ma alleanza. Ma il centrodestra, come lei vede, ha due partiti molto diversi, no? Leghisti, anzi tre, Berlusconi e anche la Meloni. Si erano già presentati, per cui... Sì, ma infatti governano localmente, ma... L'idea che oggi in Italia tu abbia le classiche coalizioni come quelle che ho conosciuto io è impossibile. Quindi oggi ci saranno partiti che debbono anche dire PD e 5 Stelle, siamo noi. Anche PD e 5 Stelle? Ma assolutamente sì, nel momento in cui però la smettano di dire tu hai fatto schifo, tu hai fai schifo. Anche questo secondo me aiuterebbe a migliorare, scritto anche un libro su come migliorare la vita degli italiani, perché io mi definisco perché ti denigro, ma forse è il tempo di smetterla. Va bene, ricordiamo Videocittà fra due mesi, una rassegna realizzata in collaborazione con la RAI, arte, moda, cinema e realtà virtuale. C'è anche un evento pubblico sabato all'Accademia di Francia, una conferenza dal titolo Continuiamo a demolire i monumenti. Beato lei, Rutelli, sabato, che le devo sabato, dire? Faccio una cosa stranissima, faremo vedere, perché in America buttano giù i monumenti di Cristoforo Colombo. Sì, perché dicono che sì, perché per il tema dello sterminio degli indiani, no? Diciamo, gli indiani d'America. Diciamo che Cristoforo Colombo nel 1492 non aveva molto idea di cosa fosse i nativi. Lei ricorda un celebre Pascarella? Soldato blu, il film. Pascarella, meraviglioso, nella scoperta dell'America, si trova davanti i nativi, i quali gli fa... E tu chi sei? E lui gli risponde: e chi ho da essere? Io so un selvaggio. Questo era il Pascarella di un secolo fa. Ma cinque secoli fa, pensare a Cristoforo Colombo, erano altre epoche. Pensi che in Africa stanno demolendo in alcuni paesi i monumenti a un mio mito, che è Gandhi.
stanno abbattendo Gandhi, perché dei monumenti. Gandhi? Perché, ed è vero, non aveva sufficiente considerazione per i diritti dei neri, ma 100 anni fa Gandhi, certo, ha creato la rivoluzione non violenta. Allora, secondo me, noi abbiamo oggi, tanto che vediamo le immagini meravigliose in movimento che abbiamo creato a Roma con l'Anica, Videocittà, si ripeterà quest'anno, faremo delle cose fantastiche. Beh, mi pare che la cultura debba unire, e invece persino sui monumenti, ecco, quello era il Bernini che ha costruito con un obelisco egizio. Persino sui monumenti dovremmo cercare, insomma, almeno su quello, dicerei. Noi litighiamo anche sui monumenti. No. È una cosa impressionante. Mm. Pensiamo che la nostra identità si costruisca negli Stati Uniti, quando si è demolita la statua del generale Lee, mi sembra. Poi lì ci fu anche una ragazza che morì, perché lì c'è l'estremismo di destra che combatte, ma insomma sarebbe in un discorso complessissimo. In America sono state demolite circa 150 statue dei confederati. Qualcuno forse la possiamo pure demolire, però, no, nessuno. La cultura cambia, ma la complessità della storia bisogna rispettarla. Giusto, grazie Francesco Rutelli. Torniamo a Roma. Anzi, a Torino, che è stato un po' il centro di quello che è avvenuto ieri, c'era Alfonso Iuliano. Lancia il pezzo di spalle che non è mai bello, ma l'Abruzzi mi segue. Alfonso Iuliano. Parlare di un progetto di 20 anni fa mi sembra totalmente fuori luogo. 4 marzo, di nuovo a Torino, i vertici dei 5 Stelle nazionali. Ma questa volta sembra molto complicato parlare di TAV. Siamo qua a parlare di un progetto che parte domani mattina, che è il fondo di venture, dove mettiamo 1 miliardo per i giovani, per il futuro. Officine e grandi riparazioni, il ministro Di Maio presenta il Fondo Nazionale Innovazione. In sala presenti molti imprenditori legati alle start-up. Il convegno è iniziato ormai da un'ora e sono tutti chiusi nell'aula. Casaleggio da sinistra, il segretario Castelli, Buffani, il sindaco di Torino Appendino. Che compromesso si può trovare tra voi che dite no assolutamente alla TAV e il vostro partner di governo che invece la vuole fare? Non esiste un compromesso che preveda la realizzazione del tunnel di base, per quanto mi riguarda. Non trovate un compromesso con la Lega? Fate cadere il governo? Guardi, io non mi occupo di trovare il compromesso. Detto ciò, se bisogna andare a casa perché noi non vogliamo buttare soldi per opere vecchie, io non vedo problemi. Tra una settimana ricade una data precisa, l'11 marzo dovranno essere sbloccati i bandi per proseguire il tunnel di base della TAV, pena la perdita di 300 milioni di finanziamenti europei. Ancora detto, e se dovessero partire, comunque partirebbero con 6 mesi di manifestazione di interesse, che ci dà ancora tempo per fare delle ulteriori analisi. Prendete tempo, stiamo facendo delle valutazioni tecniche man mano che ci arrivano i documenti. Come sapete, l'analisi costi-benefici è arrivata a inizio febbraio, ci va il tempo tecnico per fare valutazioni. Oggi voglio citare il meno possibile il dibattito di tutti i giorni politico. Io credo che siamo in un momento di grandi trasformazioni. Da Ministro del Lavoro so, e ne siamo coscienti con gli studi che abbiamo commissionato, 2025, 60% delle professioni in Italia in parte si trasformerà, in parte sparirà. Fine del convegno e soprattutto i big dei 5 Stelle si allontanano cercando di evitare l'argomento spinoso TAV. Fino a che punto si può reggere lo scontro, diciamo, sulla TAV con la Lega? Oggi io parlo solo di innovazione, grazie. Perché non si parla di TAV? C'è stato un grande evento, un punto di svolta per l'innovazione italiana. Occhio ragazzi! Concentrati su qualunque altro tema se non quello di oggi. Scusi, come ho parcheggiato? Di lì a poche ore, questa volta proprio per parlare di TAV, arriva in regione il neoeletto segretario del Partito Democratico. Segretario, che senso ha questo, come primo atto, venire qui a Torino? Vuole essere simbolicamente il primo atto di una nuova fase del Partito Democratico. La TAV è un simbolo e a questo punto è un simbolo nazionale. Quello che chiediamo è che i bandi non si interrompino, che vada avanti, perché veramente sarebbe criminale anche solo teorizzare per il nostro paese di perdere centinaia di milioni di investimenti per il lavoro, che è la vera grande priorità italiana. Va bene, allora, intanto sono curiosa di sentire Epifani, no? Rispetto a questa nuova stagione che si apre. C'è qui un autorevole esponente del Movimento 5 Stelle, lei ha guidato, anche se per breve tempo, il Partito Democratico. Che giudizio mi dà? Beh, intanto diciamo che la giornata della partecipazione al voto è stata davvero una giornata importante, perché
Nessuno si immaginava in una situazione come questa, in una fase di disincanto così forte per il centro-sinistra, una partecipazione che probabilmente ha gli stessi numeri dell'ultimo congresso del Partito Democratico. Poi è vero che, vedendo le file e facendoti raccontare le cose dalle persone, era più una presenza, come dice anche l'Istituto Cattaneo, di over 60. Mancavano cioè i giovani, che è il vero grande problema irrisolto del rapporto tra centro-sinistra e paese. E in secondo luogo, pochi scommettevano su una vittoria così netta di Zingaretti, e questo mi fa dire che è un bene per tutti che il Partito Democratico abbia un segretario legittimato da una grande affluenza popolare e da un grande risultato personale, perché in questo modo c'è un segretario nella pienezza dei suoi poteri. E aggiungo, in questo modo si può davvero cominciare la stagione del dopo Renzi. Ma per voi cambia qualcosa? Per voi di Liberi Uguali, che siete usciti dal Partito Democratico in modo, insomma, comunque traumatico, è sempre una scissione, è stata? Sì, è stata una scissione dolorosa, dovuta sostanzialmente a due fatti. Il primo, che le politiche del Partito Democratico contraddicevano la storia, i valori fondamentali e anche la nascita costitutiva di quel partito. Ma in secondo luogo, cosa ancora più importante, l'assenza di rispetto nel dibattito interno. Perché a un certo punto, in quel Partito Democratico, se tu avevi un'opinione diversa da quella del segretario, del gruppo avanti, dirigente, eri considerato un nemico, ecco, un avversario. Un'idea di un Partito Democratico non inclusiva, non aperta, contraddiceva la storia del Partito Democratico. Dopodiché però adesso cambia quella domanda, si cambia adesso qualcosa. Sì, no, per quanto riguarda oggi, io credo questo. Io concordo con una frase che ha detto in maniera molto forte, l'ha ripetuta tre volte Zingaretti all'atto della sua, diciamo, vittoria elettorale. E cioè che bisogna adesso ricostruire un campo largo. Un campo largo e fare due cose, ha detto, innovazione e unità. Anzi, lui ha detto unità e innovazione. Dico io, innovazione e unità. Per quello che mi riguarda, quello che io capisco è questo. Il Partito Democratico di questo campo largo è una parte essenziale, fondamentale. Ma non è tutto il campo largo. Quindi c'è una parte di elettori, di cittadini. A voi non è che è andata benissimo dopo che siete usciti alle elezioni, questo dobbiamo ricordarlo, non è che lei è andata strabene. No, ma non sto parlando solo di noi, sto parlando... No, ha ragione, ma si figuri, non è che posso dire agli altri quello che hanno sbagliato e non dire a noi quello che abbiamo sbagliato. Ma il problema è che c'è una fetta grande di elettorato che non coincide con il Partito Democratico, ma che fa parte di un campo progressista di centro-sinistra e di sinistra. Ricostruire questo campo, dargli una fisionomia di programmi, un programma che guardi avanti, non che guardi indietro, ma che abbia le caratteristiche di una forte identità. Perché c'è bisogno di radicare in Italia di nuovo un forte partito progressista, una forte alleanza di centrosinistra, una forte sensibilità alla quale voi fareste parte, della lotta, mi sembra di capire, Tifani. E sulla base di questo fare oggi opposizione e prepararsi domani a governare il paese. Al governo del, va bene, quindi insomma diciamo che si rivede una stagione di alleanze, mi sembra di capire anche da quello che dice Pifani, giusto? Ma guardi che noi abbiamo fatto alleanze nelle elezioni regionali, allora, in Abruzzo, Carelli, in Sardegna, in Basilicata. Domanda, siccome ci ha sorpreso questo Buffagni che dice no, andare a casa per i nostri valori non ci spaventa, certo, che cosa vuol dire? Ma allora innanzitutto l'ho sentita anch'io questa frase, vuol dire che non è che noi leghiamo tutte le nostre sorti o le sorti del governo alla tavola. Io penso che veramente in questi mesi, e qui sono tornato più volte, ogni volta che torno mi viene chiesta della tavola, io l'ho già detto. Ma non è colpa non nostra, però, Carelli, se si risolve, se allora, si decide. Però io noi... voglio portare un esempio. Ieri a Torino voi avete realizzato un servizio sulla tavola, ma ieri a Torino è stata presentata un'iniziativa importantissima, che è il Fondo Nazionale per l'Innovazione. 1 miliardo di euro che sono stati stanziati e che sono già disponibili per tutte le aziende che fanno innovazioni, che riceveranno fino a 40.000 euro se assumeranno un manager, un dipendente che si occuperà di innovazione. Io penso che questa sia un'iniziativa molto importante. Si dice sempre che il governo con i 5 Stelle non vuole puntare al futuro, non vuole investire. Questo è un grande investimento. Tutti i programmi, e anche voi, avete scelto di parlare ancora di TAV. Sembra che i destini dell'Italia siano legati alla TAV, ma l'Italia è fatta di tante cose, non esiste solo la TAV. L'ho detto altre volte proprio in questo programma, io non sono mai stato pregiudizialmente contrario alle grandi opere, sono andato a vedere
tutti gli elementi, e la cosa che più mi ha stupito è che sulla linea Torino-Lione ogni anno il traffico merci cala. Siamo arrivati a un sesto della saturazione dell'attuale linea. Un sesto vuol dire che l'attuale linea potrebbe portare ancora 5/6 di merci e non viene sfruttata a sufficienza. È giusto investire 10, 12, 15, quello che sono miliardi per potenziare e fare un'altra linea che sostituisce una linea che non è neanche satura? È un fatto di buonsenso, io penso. Ma al di là di questo, dico, parliamo di innovazione, parliamo di investimenti, parliamo di rilancio delle cose. Lina, queste sono, sì, le cose, no, importanti. Adesso non riapriamo il capitolo, allora, lab, perché non ne posso veramente più, anche proprio Carelli, tecnicamente. No, ha ragione, tant'è che oggi sulla prima pagina del Sole c'è uno studio fatto dal Sole e da una società di consulenza in cui appunto raccontiamo che in 5 anni il 60% delle competenze e dei lavori cambierà radicalmente, cioè la domanda di nuovi lavori sarà fortissima, esponenziale. Quindi è giustissimo quello che lei dice. Però, no, poi comunque il tema della TAV, parlavamo del progetto di innovazione, quello è un tema politico, c'era il tema della TAV, me lo presentava. È il tema del vertice, quindi, di oggi con la Lega, cioè non è un tema che pone il paese Serena Bortone, è il tema che pone la Lega. Allora, io quindi noi siamo in qualche modo obbligati a parlarne, a tutti perché gli uccelli del malaugurio che si immaginano, che sperano, che auspicano che sulla TAV cada questo governo, che non ci sia un accordo tra Lega e 5 Stelle, purtroppo li devo smentire, l'accordo si troverà e quindi il governo non Ma lei troverà. Sa già anche come? No, ci può anticipare? Non posso sapere. Non è un tema che io seguo direttamente. Va bene, quindi quel Buffagni nostro è un falso allarme che dice, sentito, no? Ma che no, io invece allarme. Io sono un po' più... È come dire, non è che noi viviamo attaccati alla TAV, tutto lì, ecco. No, io penso che invece le scadenze sono abbastanza vicine e quindi bisognerà decidere cosa fare, nel senso che da qui al 12 marzo una posizione bisognerà prenderla, perché quello che nessuno racconta è che questa TAV non è che non la vuole il 5 Stelle o non la vuole il Fatto Quotidiano, non la vuole la Francia. Cioè la situazione attuale è quella di una Francia questa che la... non ha messo i soldi il vostro... sul progetto. Oggi noi ricordiamo una cosa molto articolo. Banale. C'è una lettera di Macron oggi che non parla di TAV, ovviamente. Ci sono da spendere 9 miliardi 600 milioni su questa opera. L'Italia ha messo il 27%, circa 2,6 miliardi di euro. L'Europa ne ha messi poco più di mezzo miliardo di euro. La Francia allo Stato non ha stanziato quello che sarebbe una condizione preliminare per fare quest'opera. E voglio sottolineare che quando è stato intervistato da Fazio recentemente Macron, tra le tante cose che avrebbe potuto dire e che non ha detto Macron c'è proprio questa. Cioè Macron non ha preso un impegno, io farò come l'Italia e metterò il 25% quello che deve mettere lui su quell'opera. Ma era un'intervista di pacificazione con l'Italia, se metteva proprio no, il dito la piaga della TAV. La situazione è abbastanza surreale. Noi sembra che siamo noi i discoli d'Europa che non vogliono fare la TAV. Allora, lo stato attuale è che la Francia non ci crede più, perché come diceva Carelli, quello è un dato che è riconosciuto da tutti, cioè il traffico merci si sta riducendo. Le previsioni fatte allora, quando è partita la programmazione su quest'opera, erano completamente sballate. Vabbè, però possiamo fare una moratoria, siccome secondo me a casa, quando sentono parlare di TAV, ora urlano, perché l'abbiamo sviscerata tanto. No, però noi ne parliamo da un punto di vista politico, perché se c'è un vertice per un nodo che non si risolve, quindi quello dobbiamo dirlo. Perché tu giustamente dicevi, Carelli, perché ci spengono il televisore, perché non si parla di innovazione? Si parla di TAV perché sulla TAV ci sono grandissimi interessi, grandi imprese, sì, ma anche perché cooperative rosse, ci sono quindi ci interessi sono le cooperative rosse notevoli, su TAV, Epifani? Si spinge su quello, via, non è? Ma no, ma si figuri. Si ma figuri. Lei un avvicinamento, siccome lei uno, anche Bersani spesso ha detto, no, che avrebbe fatto il governo con i 5 Stelle, però le faccio un esempio, è ancora di questo parere? Ma guardi, noi abbiamo detto che bisogna parlare a quel mondo lì che ci ha lasciato e che ha votato un altro partito. Ma anche voi avete anche detto e che poi valutiamo, dice, ma no, ma valutiamo dovevano venire da noi 5 Stelle. Valutiamo le cose sul merito.
quindi dipende dai provvedimenti. Non siamo pregiudizialmente contro se le cose si fanno bene, e che fino ad oggi si sono fatte quasi sempre cose che sbagliate e fatte male. Questo è il punto vero della difficoltà che ha oggi. E se si fossero alleati con voi 5 Stelle, con voi intendo anche con l'area di centrosinistra, ovviamente con voi andavate da, insomma, che andavate chissà dove. Sarebbe stato diversa la storia? Sarebbe stato diversa sicuro, però questo appartiene alla discussione del dopo, ma è chiaro che sarebbe comunque stato un percorso difficile, perché ci sono temi sociali su cui si poteva lavorare assieme, ma c'erano anche tante questioni su cui c'erano opinioni diverse. Questo è il punto vero. Ne dica una. Beh, vogliamo riprendere il tema della TAV? Solo oppure per il tema una. Dei migranti? Il tema delle riforme costituzionali? Cioè, ci sono temi sulle quali ci sono opinioni. Poi sulla lotta alla povertà, su come rendere più flessibile la legge Fornero, sull'attenzione nei confronti del Mezzogiorno, ci potevano essere temi di vicinanza, domani, questo è evidente. Che dice Carelli? Per un minuto vorrei tornare a fare il giornalista. Sì. Pensate se nella vostra scaletta oggi, invece di questo servizio sulla TAV, che lei stessa ha detto, no, ma abbiamo chissà messo casa, i... avessimo fatto un bel servizio che spiegava in 2-3 minuti come funziona il Fondo Nazionale per l'Innovazione, come si fa ad accedere, come le piccole aziende possono sfruttare questo occasione per crescere, per rilanciare la propria attività. No, ma appunto, ma come sarebbe stato molto più servizio pubblico e interessante per chi è a casa sapere queste cose che ritornare a dire le stesse cose identiche sulla tavola. Tra l'altro domani parte il reddito di cittadinanza, le domande. Ecco, questo volevo dirvi. Anche quello è un'altra cosa. È un altro tema appunto di... è una vigilia, insomma. Domani è una vigilia, le leggo sui giornali che ovviamente ci potrebbero. Possiamo dare qualche consiglio a chi vuole accedere al reddito di cittadinanza, perché ci dice si temono le file ai CAF, le file ai centri per l'impiego, allora, cioè alle file alle poste. C'è tempo da domani fino a fine mese. Quindi non andare quindi tutti domani. Di non ecco. Andare tutti domani. So che gli uffici postali, alcuni addirittura hanno scaglionato assegnando una lettera iniziale di cognome per ogni giorno, quindi insomma informarsi anche su questa cosa. Sul sito naturalmente si può fare sempre quando si vuole, e anche dei CAF l'importante è non andare tutti domani, perché naturalmente ci saranno delle code. Onorevole, ma temete che il reddito di cittadinanza possa non funzionare dal punto di vista dei consensi, visto che le elezioni regionali in Abruzzo e Sardegna, che sono due regioni dove magari c'è allora, una richiesta, non sono andate benissimo? Di cittadinanza non è stato fatto per il consenso, ma perché è uno dei punti qualificanti del programma di governo dei 5 Stelle. È un provvedimento di inclusione sociale che cerca di riportare all'interno della società tutte le persone che sono state escluse perché hanno perso il posto di lavoro, perché non l'hanno mai trovato, perché si sono trovate ad essere disoccupate temporaneamente a 40-50 anni con una famiglia sulle spalle. Quindi l'obiettivo è quello, non è certo di avere consenso, è di aiutare quei 5 milioni di italiani che sono sotto la soglia di povertà. E non temete il risentimento di chi invece dice questi sono soldi buttati perché tanto non ci saranno mai le offerte di lavoro? No, non sono soldi buttati, perché innanzitutto permettono di ridare dignità a quelle persone che la dignità l'hanno persa non per colpa loro. E in secondo luogo perché tutto quello, il meccanismo che c'è intorno al reddito di cittadinanza, cioè l'obbligo di partecipare ai corsi di formazione, l'obbligo di fare lavori socialmente utili, l'obbligo di accettare le offerte di lavoro, eccetera, non lo rendono solamente un provvedimento di assistenza, come era il reddito di inclusione votato dal precedente governo, ma lo rendono come strumento di inclusione sociale, molto diverso. Ma, guardi, su questo punto io ho solo un dubbio, perché capisco quello che dice l'onorevole, però perché allora fare le cose così in fretta? Perché far partire le domande se ancora la legge non è stata approvata? In questo ramo del Parlamento noi adesso stiamo facendo delle audizioni. Andremo in commissione la settimana prossima, poi in aula la settimana ancora dopo. Il testo uscito dal Senato sarà modificato per stessa decisione della maggioranza. Si poteva aspettare il testo definitivo e poi far partire le domande? Questa fretta è figlia di che cosa? Dello stato di povertà e di disagio o dell'avvicinarsi delle elezioni europee? È questo modo che non mi convince. Se le cose non si fanno seriamente, una nobile causa, lotta alla povertà e inserimento al lavoro, corrono il rischio di non funzionare, e questo mi dispiace. Voi la perché votate? C'è una parte, mi faccia finire, c'è una parte del paese che non vede l'ora che queste cose non funzionino.
funzionino. Invece queste cose debbono funzionare, ma per funzionare debbono essere fatte bene. E come si presenta il provvedimento, e come ci hanno spiegato ieri le organizzazioni sindacali, l'associazione del terzo settore, l'associazione per la povertà, ci sono molte cose che ne mettono in discussione effettivamente la funzionalità e il funzionamento. Noi stiamo predisponendo tutto perché tutto funzioni al meglio. Comunque noi di Agora ci saremo come al solito a cercare di documentare cosa va e cosa non va. E dammi, fammi vedere Formello, l'ultimo tassello, e poi dopo abbiamo Bernard Henri Lévy, Giampaolo Rossi. Adesso arrivo, arrivo. Oggi c'è tutto un paginone, c'è un supplemento della stampa proprio dedicato alla ricerca dell'Europa. Vai Formello. Formello è successo al Carnevale di Formello, cittadina alle porte di Roma, qui nel Lazio, domenica 3 marzo, quindi l'altro ieri. Guardate le immagini, carri accusati di veicolare messaggi razzisti. Ciao per i Salvini. Vogliamo un wifi? Ecco, no, una domanda a te Marco, perché anche il Fatto Quotidiano, no, punta molto sempre, anche stamane Travaglio, su quest'idea di una possibile alleanza 5 Stelle Partito Democratico in un futuro politico più o meno lontano, più o meno vicino. Ma le posizioni, ad esempio, sull'immigrazione di Grillo, che dice il razzismo non esiste, è solo un'amplificazione mediatica, come si conciliano invece con la piazza della sinistra, dove immagino, non so se Epifani c'era nella piazza di Milano? Cioè quello non è un nodo che ad esempio li allontana? Allora, sicuramente abbiamo visto quello che li avvicina, no, finora, però vediamo anche quello che li allontana. Allora, sicuramente il voto sulla 18 è stato uno spartiacque, cioè non dare l'autorizzazione a procedere su Salvini, al di là dell'aspetto del voto che nega l'atteggiamento anticasta che ha sempre avuto 5 Stelle, quello è anche un voto che nega un 5 Stelle delle origini che era più, tra virgolette, di sinistra sul tema dell'immigrazione. Quindi questo è vero, però è anche vero che se io fossi il PD... valuterei bene la differenza tra Lega e 5 Stelle su questo punto, cioè c'è chi lucra il consenso sull'immigrazione, c'è chi secondo me per ragioni di anche lì di tipo elettorale non vuole cedere troppo spazio su quel tema, ma diciamo la bandiera della Lega è chiaramente una bandiera di respingimento delle culture diverse e di non accettazione di una possibile integrazione. Secondo me il 5 Stelle da questo punto di vista fa più una politica di marketing elettorale, però voglio dire la scelta secondo me intelligente deve essere spingere il 5 Stelle a sganciarsi sul tema dell'immigrazione dalla Lega e quindi dargli una possibilità. Se si continua ad appiattire il 5 Stelle sulla Lega, questo 30 è l'errore. Secondi, 30 secondi e poi la vado. La cosa più importante la posizione più importante è stata di grande fermezza. Sia Lega che 5 Stelle in questi mesi hanno avuto una posizione di grande fermezza e soprattutto di investitura di tutta l'Europa della responsabilità della gestione degli immigrati. Questa è la cosa più importante. Va bene, Epifani, 10 secondi. Sì, no, da questo punto di vista è il nodo del governo. E la maggioranza e il governo devono decidere. Se vanno avanti devono trovare un compromesso tra di loro. Se si allontanano tra di loro cade il governo e si torna alle elezioni. Si torna al voto, questo dice è il punto lei. Che è di fronte al governo. E solo il governo e la maggioranza lo può decidere. Va bene, grazie.